equipaggi che veniamo dal lato Adriatico, il Levante Fishing Club. Qua tutto meraviglioso, il Big Red numero 1, qua un'accoglienza spettacolare e speriamo che domani ci sia tanto pesce. L'anno scorso il primo giorno fantastico, pesce, tutto giusto, il secondo anno è purtroppo tanto mare, qualcuno soffre e abbiamo pasturato di brutto e è andata così. Poteva andare meglio, però purtroppo il mare è stato quello. Il Big Red e gli organizzatori sono ragazzi umili, semplici, accoglienti e danno il massimo per farci divertire. Più di così penso che non si possa dire. L'anno scorso è andata abbastanza bene, quest'anno andrà meglio assolutamente e il prossimo ci siamo ancora. Giusto Maurizio? Sempre, perfetto. Anche perché vinceremo noi. Ricordatevi il numero 8. Tanto vi vogliamo ringraziare perché queste cose, questi eventi, queste gare si fanno perché ci siete soprattutto voi. Questo è un regalo per loro. Yes, è sure. Ciao Big Red! Ciao Big Red! In Cuna La Balena! In Cuna La Balena! Yeah! Cuna La Balena! Cuna La Balena! The Big Red! 2017 edition! Cuna de La Balena! È bello far divertire tutti quanti i team, è bello levare i paletti che separano l'agonismo dal divertimento. Equipaggio Il Franchino, ancora una volta presenti tutti in forza al Big Red. Operation Smile, ovviamente. Numero 27, Operation Smile, perché ovviamente noi rappresentiamo la fondazione che si occupa di operare bambini con malformazioni del volto e quindi saremo anche beneficiari. E anche per questa ragione quest'anno siamo costretti a vincere, perché se vinciamo noi i soldi li diamo a loro. Però siccome non se vinciamo, ma vinciamo sicuro, andiamo avanti, su. Noi gareggiamo, sì. Siamo al numero 27, quindi gareggiamo per arrivare 27esimi. Abbiamo fatto una cena di presentazione dell'evento del Big Red, il cui ricavato è andato alla Fondazione Operation Smile, grazie all'impegno dello chef stellato Oreste, che ci ha ospitato all'Oresteria. Quindi è stata anche quella una serata particolarmente divertente. E niente, noi siamo pronti per questa nuova avventura. Noi il fatto, sì, che partecipiamo tutti gli anni vuol dire che ci siamo trovati bene, altrimenti non saremmo ritornati. E poi, sì, e poi Alessandro, sì, diciamo, in particolare è un amico, quindi insomma anche se ci avesse fatto dei torti saremmo lo stesso venuti. Voglio dire una cosa, sono stati veramente molto carini perché hanno detto una cosa bellissima, hanno detto che è bello che ci siano gare catch and release sul tonno e sono molto convinti e hanno la volontà di portare questa filosofia qui anche di là, si faranno promotori anche negli USA di questa cosa. I will translate, I just explained that he made the for you. Agli organizzatori io direi che è inutile accettare 100 equipaggi, basta semplicemente che invitano noi il prossimo anno, ci danno quello che ci devono dare e siamo, veniamo, sereni e noi veniamo. Beh, ciao a tutti, qui siamo Mark Again, sponsor ormai dal primo anno della manifestazione, siamo molto legati sia con Corrado che con Alessandro. Negli anni passati abbiamo fatto la barca giuria e quest'anno invece abbiamo deciso di partecipare con un team tutto particolare, il team USA Mark Again. Abbiamo in barca sia Dave Marciano che l'altro Dave, di solito concorrenti, che invece quest'anno appositamente per questa gara italiana hanno deciso di gareggiare insieme.
condizioni meteo saranno fantastiche sicuramente, e abbiamo due personaggi veramente al top. E noi siamo di base alla Spezia e presentiamo le nostre barche che usiamo per il charter nella zona della Liguria, le quali possiamo portare in tutta Italia. E qua possiamo vedere il nostro piccolo stand dove si possono prendere appuntamenti per poter visitare le nostre barche che abbiamo in vendita al porto Mirabello di La Spezia, e poi anche prendere appuntamenti per visionare le vostre barche che usiamo per il charter. Noi come azienda gestiamo le imbarcazioni e le rivendiamo su tutto il mercato, non solo italiano ma anche in tutto il mondo, motivo per il quale abbiamo quest'anno ci siamo gemellati con il Team USA. Ma noi qui abbiamo 6 imbarcazioni, tutti yacht di altra metratura, no, molti anche non da pesca. Potete trovare tutto il nostro stock, come si dice, su www.marchegain.it. Comandante Marco Fois, Milvio Ricci e Diego Centini. Ci riproviamo quest'altro anno, ce le siamo fatti tutti quanti, ce le siamo fatti, non grandi risultati, vediamo se quest'anno cambia. Molta competizione, sarà da divertirsi veramente. Speriamo di prendere qualcosa, come si dice. Beh, speriamo il grande Bertolacci che probabilmente ci viene a trovare domani, da quello che ho capito. Non può venire in barca con noi perché sta barca fa 15 nodi, quindi insomma non si troverebbe a suo agio, però... Con Alessandro sono due fenomeni, perché veramente io non credevo all'inizio questo successo, quindi sono orgoglioso dei loro due e auguro un incremento anno per anno di questa manifestazione. E quindi ci auguriamo questa quarta edizione che vada tutto bene.